Allora, negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche contagio in più e abbiamo anche avuto, voi sapete che era da tempo che i contagi stavano scendendo, anche qui a Modena, pur essendo una provincia con un numero di contagi mediamente più alto della media nazionale. Comunque i contagi stavano scendendo, come pure diciamo, la pressione sulle strutture sanitarie. Negli ultimi giorni proprio c'è qualche caso in più, però è chiaro che bisogna ragionare a meno distanza di una settimana, quindi vediamo questa settimana come andrà. Diciamo che comunque non c'è certo quella discesa repentina che noi Un auspicavamo. sistema semafori efficiente, secondo lei? Secondo me il sistema semaforo è efficiente perché ha dimostrato l'efficienza, perché se vi ricordate a novembre il numero dei contagi era estremamente più alto di quelli odierni, con il sistema dei semafori, il numero dei quindi con i comportamenti che poi sono stati suggeriti dal governo, il numero dei contagi è iniziato a scendere, adesso siamo in una fase, diciamo, da osservazione. È chiaro che bisogna cercare il punto di equilibrio, quindi mantenere, noi fare il nostro dovere, essere veloci, efficienti nella campagna vaccinale e nel gestire bene le strutture sanitarie, i cittadini con la correttezza dei comportamenti. Forniture, chiederete più forniture per i Le vaccini? forniture dei vaccini purtroppo sono determinate dal piano nazionale. È chiaro, poi adesso sapete che ci sono alcune regioni che stanno discutendo di recuperare ulteriori vaccini. Questo non è nella mia disponibilità, diciamo così. Io ricevo le forniture che mi vengono assegnate e organizzo Direttore, al i servizi. netto delle forniture, sono qui. Direttore, al netto delle forniture, vi siete posti un obiettivo temporale per riuscire a vaccinare quel famoso 70-75% della popolazione? Allora, ripeto, c'è un piano nazionale vaccinale che noi dobbiamo applicare, che prevede, a seconda della fornitura dei vaccini, l'obiettivo era, a seconda dei rapporti, no, delle forniture, inizialmente era entro l'estate o poco dopo. Adesso bisogna vedere quello che succede. Certo è che se AstraZeneca, ad esempio, conferma i dati che ho letto ieri, ad esempio, su Lancet, quindi di un'efficacia significativa, ad esempio nella popolazione anche giovane, no? Ragionare sulle scuole, sugli insegnanti, si può iniziare ad aumentare molto i numeri, poi naturalmente compatibilmente con le risorse umane che abbiamo, perché noi stiamo facendo uno sforzo molto importante. Non so, questa struttura che vedete è stata realizzata in poche settimane. Cioè, Con le forze dell'ordine si comincerà a le breve. forze dell'ordine sono previste, c'è in discussione il fatto di privilegiare, insomma, di andare, di metterle in una delle prime fasi, della seconda fase, inizialmente era stato proposto col vaccino AstraZeneca, che comunque, come vi dicevo, sta dando dei buoni risultati sulla casistica trattata. In questa struttura quante vaccinazioni potete garantire Grazie, facciamo taglio giornalmente? del nastro, dopo c'è possibilità. Ero il direttore generale dell'USM Brambilla all'inaugurazione del punto di vaccinazione di Modena, il secondo di fatto per il comune di Modena, uno a Baggiovara e uno è qui nell'area dell'ex deposito aeronautica in strada Saliceto Panaro. Da oggi qui iniziano le vaccinazioni di tutte le persone anziane che hanno prenotato. Ecco qui. Il taglio del nastro da parte delle autorità sanitarie e comunali. Adesso entriamo a vedere il punto vaccinale.